biscotti per il latte. Si mette 1 chilo di farina, 100 grammi di zucchero. Sì. Poi si mette il lievito pane degli angeli. Poi si mette 100 grammi di olio extravergine d'oliva. Si mette un po' di latte che si deve sciogliere l'ammoniaca. E poi un po' di spremuta e poi si impasta. Si sbatte l'impasto dell'olio, come si chiama quella cosa? Con la spremuta. La spremuta, l'olio, la spremuta e il martini. Con le uova si sciolgono e mo sto impastando. Dove hai imparato, nonna? Ho imparato quando ero piccola a casa della mamma mia. Avevo 10-12 anni, ero piccola. Poi, una volta che ho imparato a casa mia, l'ho continuata sempre a fare perché c'era questo, non è che c'erano i biscotti come adesso, del mulino bianco. Allora non c'erano tutte queste cose. Quindi li facevi tu? Negli anni 45, 50, non è che c'erano tutte queste cose che ci sono adesso. Poi ho avuto subito i bambini quando mi sono sposata e l'ho continuato a fare perché ai bambini gli dovevo dare da mangiare qualche cosa. La ricetta è quella che hai imparato da tua mamma o l'hai cambiata? No, è sempre la stessa. È una tradizione, quindi? È una tradizione, sì. La pasta deve essere lavorata bene. E perché la allunghi così? E perché deve essere lavorata così, no? Com'è che si fa? Così. Allungarla così? Così. Così. No, mi si spezza. Così. Così, guarda Federica, con questa mano la giri. Ok. Ecco. E con questa la mesco. Tu eri più piccola di me quando hai imparato. Sì, molto piccola. Sono andato bene? Sì, sì. Quindi abbiamo tolto i biscotti la prima volta dal forno, no? Qua sul tavolo poi dobbiamo togliere questa farina, si toglie la farina perché non serve. Lo si mettono là? Di lato, sì. Perché si mettono così? Perché si devono cuocere da una parte e dall'altra. Si devono, diciamo, rosolare. Sempre vicini vicini. Sì, sempre vicini vicini. Adesso vanno in forno per quanto tempo? Sempre un quarto d'ora? No, di meno. Una decina di minuti.
Ok. Allora, Federica, questo che sto facendo adesso è un centrino. E questo che sto ricavando è punto 400, con delle stelline fatte a filet. Questo è punto erba e questo è tutto di questo ricavo. Poi ti faccio vedere questi altri. Dove hai imparato, nonna? Questo ho imparato quando avevo l'età di 12 anni, 10-12 anni, che andavo alle suore. Quindi facevano dei corsi, diciamo? No, si andava. La mamma mia pagava il mensile e la suora ci insegnava. Quindi eravate un gruppo di ragazze? Eravamo tante ragazze che erano tutte, diciamo, tutte ragazzine che si andava. Dopo la mattina si andava a scuola e il pomeriggio si andava alle suore e si insegnava a ricamare. La sera andavo e facevo scuola di canto, che cantavamo in chiesa. Vediamo, nonna, fammi vedere qualche lavoro. Ecco. Questi sono dei cuscini che io ho fatto, il primo lavoro che ho fatto, questo l'ho fatto a 12 anni, il primo mio lavoro. E che punti ci sono? Allora, qua c'è punto noce, c'è punto stoia, punto erba, punto stella, punto diavolo. Poi giriamo di qua, poi punto rodi, punto ombra, e intorno c'è il punto ombra. Poi questi sono dei centrini che sto facendo adesso, questo l'ho finito, questo è sempre 400 con le stelline di filet e il punto erba. Questo è un altro cuscino che si metteva, allora si metteva, quando nasceva la figlia femmina, si metteva il lenzuolo rosa, che è punto raso, punto biscotto, punto ombra, questo è punto quadro, al di fuori è il punto quadro. È sempre ed è uguale. Questo l'hai fatto sempre tu? Sì, l'ho fatto sempre io. Questo ero più grandicella, infatti negli anni 50, 52, 48, 49, 50, 52, questi sono i lavori che li ho fatti, perché nel 61 mi sono sposata. Quindi questo è il cuscino per il figlio maschio? Questo è il cuscino, il lenzuolo per il figlio maschio. Che cos'è questo, nonna? Questo è un cobro guanciale. Che si usava una volta, che si metteva sopra un rotolo che era fatto di foglie di crino, di foglie di gran turco, o di crino, o di lana. Era fatto così, questo rotolo. E di sopra questo rotolo si metteva questo. E poi su questo rotolo si dormiva? No, non si dormiva. Ah. Questo era soltanto per il giorno. Era. Poi questo è punto damasco. Questo è punto 400. Questo è punto erba. Questo è punto biscotto. Questo è punto stoia. Queste sono stelline, queste sono nocchettine, questo è punto riso, questo è punto stella,
e via via, e punto a diavolo. Questa è una tovaglia con i punti, punto damasco, punto ombra, 400 con forme fatte a file e a strisce. Questo sempre è punto 400, però è fatto diversamente. Questo è punto stoia. Questo è punto stella, questo pure è punto stella, questo di un modo e questo di un altro. Vabbè, le foto le hai fatte, no? Quindi questa è una tovaglia? Questa è una tovaglia che si mette nel soggiorno. Mentre invece quella a colori era che si mette in cucina.